Iniziamo la preparazione del pandoro cominciando dal lievitino, inserendo nel boccale circa 12 g di lievito di birra sbriciolato, 60 g di farina Manitoba e 60 g di acqua. Facciamo sciogliere ed amalgamare insieme gli ingredienti per un minuto a 37 gradi alla velocità 2. Chi non utilizza il bimby può farlo tranquillamente in un pentolino. Lasciamolo lievitare nel boccale chiuso per circa un'ora. Quando in superficie si vedranno tutte bollicine è pronto. Proseguiamo con la ricetta pesando tutti gli ingredienti che ci occorreranno per il primo impasto. 180 g di farina tipo Manitoba, 60 g di zucchero bianco semolato, 50 g di burro morbido tagliato in pezzi e 2 tuorli. Per prima cosa aggiungiamo i 70 g di acqua al lievitino ed amalgamiamoli per 2 minuti alla velocità 2. Ricordo che chi non utilizza il bimby può farlo tranquillamente in planetaria. Mentre il bimby è in azione, aggiungiamo i 180 g di farina un cucchiaio alla volta. Trascorsi i 2 minuti, l'impasto avrà assorbito la farina. Proseguiamo la ricetta azionando la modalità a spiga per un minuto. E con il bimby in azione andiamo ad aggiungere un tuorlo alla volta fino al completo assorbimento. Proseguiamo per altri 4 minuti sempre a modalità spiga ad inserire gli altri ingredienti. Aggiungiamo i 70 g di zucchero un po' alla volta ed infine il burro un pezzetto alla volta, dando il tempo all'impasto di assorbirlo. Così da ottenere un impasto liscio e compatto. Sistemiamolo bene nel boccale, copriamo con il coperchio e lasciamolo lievitare ancora per 2 ore, fino al suo raddoppio. Trascorso il tempo, prepariamo gli ingredienti per il secondo impasto. Pesiamo quindi 90 g di farina Manitoba, 25 g di zucchero, 3 tuorli e 40 g di burro tagliato in pezzi morbido. Nel frattempo, trascorse le 2 ore, l'impasto avrà raddoppiato del suo volume. Azioniamo per 8 minuti la modalità a spiga e cominciamo ad inserire gli ingredienti. Aroma a panettone, potete decidere di utilizzare quella in commercio oppure prepararla da voi. Vi consiglio di mettere tanta vaniglia. Quindi sempre quando il bimby è in azione andiamo ad aggiungere la farina un cucchiaio alla volta e mezzo cucchiaino di sale, lo zucchero e di 3 tuorli, uno alla volta, aspettando sempre che il precedente sia assorbito dall'impasto. Ed infine lasciamo cadere un pezzetto alla volta il burro dal foro. E lasciamo terminare i minuti di lavorazione fino al completo assorbimento. Dobbiamo ottenere un impasto liscio e super elastico. Trasferiamolo nel recipiente del Varoma ricoperto da carta forno. Chi non usa la modalità fermentazione può tranquillamente metterlo in una ciotola oleata e coperto da pellicola trasparente. Per chi invece utilizza la modalità fermentazione del BBTM6 occorre mettere nel boccale dopo averlo lavato 200 g di acqua e 30 g di succo di limone. Chiudiamo il boccale e posizioniamo il Varoma azionando la modalità fermentazione per 1 minuto e 30 a 37 gradi. Ci accorgeremo che l'impasto è pronto quando in superficie si formeranno tantissime bollicine.
Trasferiamo l'impasto su un piano di lavoro oleato o leggermente infarinato e pieghiamo per 3 volte l'impasto su se stesso. Diamogli una forma sferica senza andare ad interrompere la lievitazione. Imburriamo uno stampo per pandoro da 750 g ed adagiamo l'impasto al centro. Copriamo con pellicola trasparente senza sigillarlo.